Bentrovati amici di Canale 39, ancora una volta insieme a Close, visti da vicino. Stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi nei nostri studi di Canale 39 Roberto Arnaldi, voce conosciutissima che vado subito a salutare. Ciao e Ciao, benvenuto. ciao Emanuela, ciao. Prima della trasmissione, buonasera, pensavamo che tu sei TT e io sono Gatto Silvestro. Buonasera a tutti quanti. Allora, Roberto Arnaldi, come potremmo definirlo? Intrattenitore radiofonico, autore, hai fatto un po' di tutto, autore, anche Sì, tante cose. presentatore, ti sei sperimentato in tantissimi ruoli. Ma qual è Sì. quello in cui ti riconosci di più, Ma Roberto? guarda, adesso dico una stupidaggine, dico perché le persone, coloro che magari mi conoscono, dicono: guarda, è ancora lì, c'è La tua ancora, voce è è ancora inconfondibile, lì. del resto. Sì, questa voce mi ha tradito un pochettino anche. Comunque sia, è un fatto proprio chiaro e netto che mi ha anche un po' fregato, nel senso che mi ha un po' chiuso in un certo mondo dal quale volevo uscire. Per esempio, io ho fatto il parolaio, diciamo, no? Sì. Bla Radio bla 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 bla, quando ero a Monte Carlo erano. Monte Carlo proprio. Sì, è nata al mattino con me, no? Ed era una cosa per me anche una nevrosi. Quando parlavo così velocemente, poi Bonolis segue, Sei stato antesignano in questo sì, senso, eh? non capivano niente, nessuno, nemmeno io. E i francesi dicevano: ma questo è pazzo. E poi quando mi ricordo sempre che il mio cutisson, che è colui che mi ha creato un poco, no? Diceva: lei parla troppo, lei la sbatto fuori. Arrivava un cliente: parli, parli, Arnaldi, parli, parli, parli. Ed era così, è iniziato così. Però quando ho voluto fare delle cose che non fossero state proprio, diciamo, così fragilmente futili, il personaggio non ne veniva fuori, capisci? Ho Certo. fatto delle canzoni tristi, ma quello cosa fa? Ho fatto delle cose serie, ma quello cosa fa? Capisci? Ti mettono un'etichetta un poco. Senti Roberto, che tipo di preparazione hai? Io arrivo da tutt'altro mondo, ho fatto il nautico, sono capitano. Addirittura. Sono capitano Intanto per. nasci a Genova. Ma Sì, nacqui. Brevissimo corso perché ho navigato pochissimo perché soffro mal di senti. mare. Poi ho fatto l'accademia di. Venni a Livorno, venni a Livorno, mi sbatterò subito fuori. Perché non ero compatibile con i canoni della. Perché rigidissimi Sì, sono, io non mamma riuscivo a bere mia. il brodo in piedi Proprio senza una cosa. rovesciare col cucchiaio. Poi ho fatto l'accademia dello stabile di Genova con Squarzina e Chiesa. E poi ho fatto tante cose, ho fatto psicologia. E Questo è tu mi molto capisci. importante per l'approccio proprio Sì, con gli col pubblico. altri, col pubblico. Col pubblico, Emanuela, e tu sei ben piazzata per saperlo, perché siamo un po' colleghi, sotto il punto di vista psicologico, sotto il punto di vista televisivo e radiofonico, siamo veramente due grandi colleghi. E sei molto brava. Grazie. E poi mi fermo al bravo professionale. E niente, ho fatto psicologia perché chiaramente chi fa questo lavoro qua deve avere, o ce l'ha innato, ce l'abbiamo innato, però poi bisogna curarlo. L'approccio Certamente. col pubblico devi conoscerlo, devi saperlo, perché altrimenti diventa una cosa vuota, il pubblico ha bisogno di non sentirsi presa in giro. È Se verissimo. ne E poi il accorge? pubblico se ne accorge Sì. subito, capisce quanto sei diretto e quanto Sì. non lo sei, capisce quando una battuta ti viene proprio dal cuore e quando invece è costruita. Poi le emozioni, sai, vengono spontaneamente, non si possono fingere, come dicevi tu. Assolutamente. L'emozione passa subito, se non passa subito non passa più. Il fatto è questo, che mi sono confrontato a tante esperienze, 20 anni di radio, 20. Ecco, da quanti anni, insomma, Dal diciamo 67, dal sì, e 67, tanti anni. cominciai, non avevo mai fatto radio, non avevo mai fatto nulla, vinsi un La concorsino, stoffa c'era, per la cui, stoffa insomma, qualche ristampolo, qualche c'era e ritaglio, come. e iniziai una carriera molto lunga, 21 anni. Troppo lunga, questo adesso me ne sono reso conto, perché mi ha castrato, insomma. Uscito da Monte Carlo, me ne andai di volontà spontanea, e mi affibbiarono sempre questa etichetta qua, Roberto di Radio Monte Carlo, Robertino di Radio Monte Carlo. Inconfondibile voce, per cui Robertino di La Radio Monte voce Carlo, proprio, per sai? cui anche un'arma a doppio taglio per Sì, certi sensi, la voce, perché quando io vado in un negozio, io non vado mai, ho la follia, la fobia proprio, non entro in la tua negozi. Per voce. la strada, anche sì, ancora adesso, in città che magari non frequento molto, ebbene sì, ah, ma è lei, e questo è lei, mi fa piacere e Da una parte però al poi. contempo mi fa girare le scatole, Certamente. insomma. Tu hai provato allora a lavorare in televisione e in radio. Sì. Parlami un Ho po' delle differenze. fatto tanta televisione, ho fatto il VZoom, che fu una trasmissione molto, Telemonte sì, Carlo. Telemonte Carlo, con molto successo, fu veramente un boom. Ho fatto Gli Affari Sono Affari, che
Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires, che è il mondo della crudeltà bancaria. Questa trasmissione, che ebbe un successo clamoroso, andavamo in giro per i supermercati, poi ha creato una serie di depravazioni. Sono nate tutte queste trasmissioni qua. Mi sento colpevole. Poi ho fatto la trasmissione, ma qui ero dietro la telecamera, ed era molto bello per me, imparai moltissimo. Perché ho fatto, per alcuni mesi, ho fatto una specie di stage, sì, con i bambini autisti. Mamma, si dice così in italiano, vero? Autistici proprio, autistici. No, perché in francese dice autisti. E infatti autistici, tu e... Esatto, e feci una trasmissione con almeno 1500 bimbi, che anche qua poi fu sfruttata in seguito per altre cose, con delle cose un po' delle intenzioni un po' meno nobili, per far parlare i bimbi, quelli proprio piccoli, che andavano dai 4 anni ai 10, non di più. Ed era molto bello questo. Che bella cosa. Presi anche la varicella, perché nelle scuole c'era la varicella. Certamente. Senti, il tuo pubblico ti ama tanto, perché questo va detto, Roberto, sì, e grandi consensi, ti ha sempre tributato, sì, tanto, tanto, e ti ha dato tanto il tuo pubblico, perché penso è una parte della tua vita, rappresenti. Anche questo è una cosa a doppia taglia, a doppia lama. Perché quando io arrivai a Monte Carlo, facevo il mattino, e dunque chi ascolta al mattino la radio sono le famigerate massaie. Le massaie. Ora non ci sono più magari le massaie. Oggi si parla di soap opera. Esatto. E io andavo a ruota libera 5 ore in diretta tutte le mattine, le faccio anche adesso a Radio Blu 5 ore tutte le mattine. 5 ore in diretta. 5 ore, sì. 5 ore, alle 8 arriva la mia collega Alessandra, certo, facciamo 4 ore assieme, eccetera. Però sono 5 ore. E ti dicevo, io lavoro in piedi, mi muovo, tutto, non so. Sai farlo. Come vivacizzare la trasmissione? Perché. Esatto. Per me stare seduto adesso stasera è un martirio. Oddio mio, ti abbiamo messo lì, appollaiato sullo sgabello. Sì. Beh, allora ci fu questo equivoco anche lì. Fui definito l'animatore delle massaie. E tutti. Accade un po' quello che è accaduto a Milva, se vuoi. All'inizio era quella dei pescivendoli, adesso è intellettuale. Ora assurda veramente al ruolo di intellettuale. Intellettuale, che magari non è per niente intellettuale. Però ti dire. Appiccicano l'etichetta. Esatto. Allora, questa faccenda delle massaie è una cosa che da una parte mi faceva molto piacere, perché facevamo dei meeting, capisci? Certo. Abbiamo fatto anche a Maiore, abbiamo fatto a Roma, abbiamo fatto a Monte Carlo, dei meeting di queste famose massaie che svolazzavano attorno, anzi le saluto. Se ce n'è qualcuno ancora viva c'è. E allora, però mi ha chiuso le porte per altre cose, per altre cose più serie, proposto delle cose più corpose, non te lo permettono perché hai questa etichetta. Comunque. Però si tende, in modo errato a mio avviso, proprio a inquadrare il personaggio in un certo, sì, modo, e poi non lo riesci a vedere se non in quel ruolo lì. Esatto. Questo è molto sbagliato. Ma forse... Però da una parte, se uno si propone così, sì, per diverso tempo, può accadere. Certo. Però il problema è anche, questo, forse la colpa, se colpa c'è, è anche in questo caso mia, perché a un certo punto, sai, il nostro lavoro è un lavoro un po', io l'ho sempre pensato, chi fa questo lavoro è molto bisognoso di affetto e di amore. Senz'altro, è vero. E questo pubblico ce lo dà. Senz'altro, ce lo dà. Verissimo. Quando vedi un po' che cala un poco, ti senti un po' orfano. È la verità. Sei abituato proprio a, sì, avere questi abbracci invisibili, esatto, come li definisco. Allora, io capisco certe solitudini, se non hai altro per rimpiazzarli. Cioè, se tu sei veramente fragile e debole, quando questo amore cala, perché cala automaticamente, per è logico, forza di cose, certo. È una parabola, insomma. È normale che sia. Allora, se non hai altre forze, fai veramente un vuoto, un salto nel vuoto. Invece ci sono altre motivazioni nella vita che ti danno spinta. Certo. Questo pubblico, io l'ho cercato di studiare e l'ho capito anche. Voglio dire, è un pubblico che, nonostante il tempo passato, mi ama sempre. Ma non devi pensare che il mio pubblico ha 90 anni, capisci? Perché ha anche 30 anni, ha anche 35 tutte anni. Tutte l'età, poi le fasce d'età. Quello... Poi sai, quando io facevo radio ancora 10 anni fa, a Monte Carlo 9 anni fa, i bambini che avevano 10 anni ora ne hanno 19, certo, 20. Certo, sono dei giovanotti. Esatto, e delle ragazze. Perciò mi sento molto appagato dal mio lavoro. Mi sento, ho dato molto, devo dire la verità, anche adesso do molto, a fine luglio non lavorerò credo più a Radio Blu, però lavorerò. Ma continuerai altro, comunque, perché altro, sei richiesto, so che hai tante proposte, perché sì, personaggio vedi, come te. C'è una cosa però, vedi, a volte forte è la tentazione di smetterla. Non lo farai mai. Ma sai perché? Tu lo dici ma non lo fai. Eppure è un errore continuare a farlo, perché... adesso, per carità, non voglio scendere nel patetico, ma si vorrebbe lasciare un bel ricordo intatto e integro di quello che si è fatto, ho capito, di quello per cui si è stati amati. Paura di poter inquinare in qualche modo, vuoi dire, eh? Sai, si diventa un po' ripetitivi.
Però, quando uno è un personaggio del tuo calibro, penso che questo problema non sussista più Io di ho tanto, avuto Roberto. molte volte la tentazione Penso che il di... pubblico, no, io sono convinta che il Sì. pubblico ti vuole ancora, è come se vuole Roberto, Io il appunto pubblico ti reclama ringrazio, ti ringrazio. Io ho avuto Roberto. molte volte la tentazione di rinchiudermi nello studio, nel pensiero, la riflessione, insomma, una specie di eremita, voilà. Mai, Mai, mai. mai. Cercare sempre di aprirsi perché hai Sì. ancora tanto da dare, perché no? E rinnovarsi continuamente. Se lo dici tu. Non sei mai Se ripetitivo. lo Devo dici tu. dire proprio che poi ascoltandoti hai una prontezza tale, associazioni di idee così immediate. E questo, credimi, io penso anche per coloro che volessero intraprendere questa carriera. Diamo dei consigli, Roberto, Ah, che in fondo con... sì, è importante lo studio, ma diciamo qual è la base per Ma intraprendere questo tipo di attività, di vedi, lavoro? Manuela, consigli non se ne possono dare, però Con la tua senz'altro, grande esperienza però prima di tutto maturata. occorre dire una cosa, che le persone che fanno il tuo lavoro, come lo fai tu bene, o come presumo di farlo, saperlo fare io, c'è una predisposizione iniziale, poco ma sicuro, non Certo. si scantona. Le cose ci sono o non ci sono, io Verissimo. posso mettermi a cantarmi la Ida, ma posso cantarla quanto voglio, ma Ci non puoi se ne mettere nulla. tutta la buona volontà. Esatto. Per cui, voglio dire, c'è una predisposizione di partenza. Poi occorre, e qui mi permetto di dirlo questo, una forte dose di umiltà. Perché questo lavoro può far perdere di vista la realtà. Molto. L'aderenza, come dico io, infatti, tante volte si perde. Si perde la concentrazione di quello che è la realtà e di quello che si è se stessi. Sì. L'importante è non perdersi mai di vista. E poi questo fatto di essere proprio entusiasti. Perché credimi, sentire, a me è successo molte volte di persone, ma io ricevevo perlomeno in media 250 lettere al giorno, perciò non erano pochine. Pensa te, E quando che abbiamo fatto. tributo proprio così Sì, quando abbiamo fatto gli grande. affari sono affari in 6 mesi 18.000 lettere, voglio dire. E io in radio non davo mica dei premi favolosi, voglio dire, parlavo, facevo del bla bla. Facevi compagnia, sapevi Esatto. intrattenere. Sai quante persone mi hanno, ancora adesso, mi confermano di essere stato un pochettino, se vuoi, un sostegno in momenti molto difficili Senz'altro. e per lungo periodo. E questo è molto motivante, fa molto Certo, ti bene. aiuta ad andare avanti Sì. e a migliorarti sempre. Perché ti voglio dire una cosa, questa la voglio dire a coloro che ci seguono questa sera, che so che sono molti che amano la Sono loro molti. trasmissione. Io ho lavorato molto per tanti cantanti, ho fatto molte canzoni per Dalida, per Amalia Rodriguez, per Julio Iglesias, compagnia Grandi bella. nomi poi. Esatto. Però una volta Dalida ne parlavamo, no? E mi disse, guarda Roberto, perché poi non ebbe più successo in Italia, mi disse, e lo canta anche in una canzone, io perdo il successo, però resto me stessa. Bellissima Questa è la frase. cosa più Invece bella di che... perdere se Se, stessa, come esatto, spesso e sovente se succede, e esatto, avere comunque successo, esatto. mai perdersi di vista. Perché se ti perdi di vista diventi falso, poi la gente suona falso, La questa moneta lo famosa sente. si Ecco, sente, si esatto. Per cui sente. guarda, preferisco essere rimasto me stesso, con molto poco successo, però sono cosciente di Ma avere... io non direi poco successo, anche perché un successo nel tempo, Sì, Roberto. esatto. Adesso per Pensiamo anche a esempio, quanti anni di attività. domenica sera sono ad Arezzo. C'è per il centenario della radio, non per il mio centenario, È per il centenario quello. della radio c'è un meeting in piazza d'Arezzo, ci saranno tutti i rappresentanti, diciamo, storici, e a me fa un po' ridere questa storia delle storici, delle varie radio, e mi hanno Sì, anche interpellato e ci vado anch'io. certamente non poteva mancare Roberto, Esatto, era mi metteranno impossibile. su uno scranno canonizzato così. Senti Roberto, parliamo ancora un po' allora di questa radio, ma parli a tante persone senza vederle. Com'è? Guarda, Descrivici un è pochino. come se io le vedessi, come tu per esempio presumo che tu veda le persone che Sì. sono dall'altra parte della telecamera. Si vedono perché, prima di tutto, occorre il nostro lavoro è fatto, è uno studio della vita. Grazie. Riprendiamo subito dopo pubblicità. Ancora insieme a Roberto. Allora, Roberto, Sì, dicevamo, stavamo dicendo non vedere che le persone e sì, e parlare. parlare. Perché questo fatto di vedere le persone... Insomma, questo lavoro implica anche una buona dose di fantasia e di Molta, immaginazione. molta, fervida Esatto. Sì, ma a immaginazione. volte morbosa. Voglio dire che è chiaro che le persone alle quali ci... Perché posso sembrare uggioso, però noi quando parliamo molto spesso ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo e è un po'... C'è il rischio che diventi un monologo, un soliloquio. Attenzione, non parlarsi addosso, come si suol dire, cercare di Esatto. evitare questo, ma parlare per gli altri. Esatto. Però c'è il rischio di parlarsi anche addosso.
A volte capita anche. A volte si può incorrere anche in questo. In circostanze, in francesi un po' difficili. Uno per, come dicono i francesi, ammobiliare un vuoto, sì, parla addosso. Sì. Però le persone noi le vediamo veramente. Le vediamo veramente perché, voi dovete sapere una cosa, che se non lo sapete, Emanuela è una ragazza estremamente, oltre che una bella, bella ragazza, è anche una ragazza molto intelligente, perché si associano non sempre a queste cose. Grazie. È una stupidaggine questo, ma si associano non sempre. Voglio dire, tu di psicologia ne sai moltissimo. Voglio dire, quando si risponde al telefono a una persona che ti chiede una canzone, sì, che è la cosa più ovvia, banale, più... lo capisci questa persona in che stato d'animo è? Sì. Ma non perché ti ha chiesto una canzone, quella canzone, perché c'è modo di approccio e c'è modo. Senz'altro. Ecco, allora la tua abilità, perché poi il nostro lavoro è anche fatto di abilità. Di intuizione, molta intuizione. È, cioè, di captare questo stato d'animo. Certo. E di, non dico di scendere a un livello, di metterti al livello della persona, che può essere così, 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 non importa. Il nostro è un lavoro di estrema umiltà. È un lavoro di, permetterei di dirmi, anche di un po' di intelligenza. Lo posso anche dire questo? Direi. Diciamo che è un lavoro anche di un po' di intelligenza. Certamente, devi saper usare la materia grigia. Esatto. E le parole hanno un senso. Certo. Le parole hanno un senso. E come se ce l'hanno. È una parola... noi siamo abituati a vedere, vedere le parole così, ma le parole sono fatti, sono cose, sono oggetti, sono... Certamente. Sentimenti, situazioni. Capisci? Ecco perché a volte non mi sono mai adeguato, sono molto ribelle, sai? Io sbatto le porte, ne ho sbattuto una, ho sbattuto anche male, ma non l'ho mai rimpianto. Non l'ho mai rimpianto. Sei un sanguigno. Sono un sanguigno, sono un genovese di quelli tremendi. Sei un genovese, però sì, sincero e leale. Sono blu cerchiato, sono sandoriano. Tu sei fiorentina. Io sono fiorentina. Sincero e leale. Penso. Senti, proprio di sì. Ti manca la televisione, Roberto? Guarda, quando facevo la radio, ero entrato in un certo ordine di idee, perché sono molto diversi come metodo di comunicazione. Molto diversi. Io non ho mai fatto radio. No. Io qui lo dico. Ti piacerebbe. Mai fatto radio. Ti piacerebbe. Sono incuriosita. Però una bella ragazza deve farsi, che vedere la televisione è il tuo mezzo, è il tuo veicolo ideale. Però quando ho fatto televisione, e l'ho fatta dunque per tanto tempo, l'ho fatta per 5-6 anni, l'ho fatta. Poi una televisione piuttosto importante, parliamo di Tele Monte Carlo, per cui ai tempi, quando non c'erano ancora, poi non c'era la spietata concorrenza che c'è ora, Tele Monte Carlo, eravate così pochi, per cui... Esatto. E per me era veramente un mondo mai esplorato. Forse non ne ho afferrato all'epoca, veramente. Mi diceva la gente, diceva, ma guarda che trasmissione bella. Io dicevo, ma sarà anche bella, io non me ne rendo assolutamente conto. Ma come fate in maniera abbastanza, come dicevano, ma come originale diversa dal solito. Dico, ah sì? Perché era il modo tuo proprio di porti. Io facevo praticamente radio e televisione, capisci? Non cambiavo di un te, non cambiavo di niente. Perciò avevo il mio modo irruento, che può piacere o non piacere. Avevo il modo di tartagliare, io tartaglio moltissimo, quando è umido tartaglio, Parti. Ragazzi, tartaglio, sembra l'altro della Cecenia. E allora niente, succede che questo affare però mi ha fatto anche, mi ha dato una specie di personalità, l'ha creato. Per forza, ha caratterizzato il personaggio. Esatto, esatto. E poi la televisione l'ho fatta ancora l'anno scorso, è stata una cosa allucinante. Facevo 5 ore dalle 7 del mattino a mezzogiorno, da solo. Un tavolo, tutto o niente? Un tavolo, ogni tanto per essere un po' meno solo portavo il mio cane. Ami molto gli animali. Adoro gli animali, tutti. E porca miseria, scusa, mi capita di trovare, ogni secondo trovo un piccione ferito, un gatto perduto, è una cosa così. Un tipo come te non poteva che amare tanto gli animali e la natura. Sì, devo girare con gli occhi chiusi così. E allora niente, tutte queste ore in televisione, ecco, da solo. Sì. Allora, avevo degli ospiti, di tanto arrivavano degli ospiti, no? Però era molto poliedrica la cosa, perché facevo il telegiornale, la meteorologia, l'ospite cardiologo, l'ospite politico, una cosa, ma con un attimo di scenografia, nulla. Niente, supportato da niente. È accaduto anche che per la grande bravura, però. Ma è accaduto anche che per mezz'ora non avessi niente da fare, parlavo per mezz'ora senza dire niente. Senza proprio niente. Qui si vede l'artista, Roberto. Però ero stremato della mente. Ci credo, dopo sei mesi ho detto, ragazzi, io me ne vado. Ci lascio. Pensa te quante calorie, che dispendio energetico, sì. Proprio finito dopo tutte quelle ore. Invece la televisione adesso mi piacerebbe farla in maniera più strutturata.
Cosa vorresti fare? Per esempio, se tutti fanno i contenitori, è vero. Sì. Però cosa vuoi? Oggi va di moda il gran contenitore. Il gran contenitore. Sì. Il contenitore è una cosa che affascina, però è... Non, cioè, io sono dell'opinione che non si crea quasi più nulla, tutto è fatto, tutto si fa. Preordinato, vuoi dire? Anche in perché certo io senso. Guardando la televisione americana, la televisione francese o spagnola, vedo queste cose di qua. Voglio dire, anche, è vero che è così. Cioè, ormai io penso che una trasmissione, ecco, questo è un concetto che, al quale credo molto, una trasmissione va o non va se la persona che la conduce va o non va. Dipende tutto da... Perché le formule sono molto sfruttate. I contenitori ormai sono i contenitori, i giochi sono i giochi. Sono gli stessi. I programmi musicali vedi che non tirano poi tanto. Perché sta alla bravura del presentatore. Esatto. Sta a chi ti riesce a tenere certo. delle fila, che molto spesso sono trame molto deboli, molto fragili. Molto, molto fragili. Molto fragili. Cercare di tenere tutto. Esatto. Qui sta proprio alla bravura. Esatto. All'intrattenitore. A coinvolgere le persone. E cercare di coinvolgerle il più possibile. Poi sai, c'è anche un altro fatto, io questo ne sono convinto, c'è anche molta banalità, occorre dire la verità. Sai, tante volte la banalità è richiesta, Roberto, sì. perché si ha paura uscire da certi canoni sì. e può essere molto rischioso. Allora sì. cosa fa? Uno cerca di ricade sempre lì. Sì, c'è ecco la perché banalità. La banalità dà in un certo senso una sorta di sicurezza. Rimango sì. lì, più là non vado. Sì, afferro il concetto. capito. Molto spesso è anche il pubblico che pretende la banalità. Sai benissimo che oggi poi si va in termini di share, sì. audience. Esatto. Ci sono degli equilibri. C'è il target. Lo show business esatto. va così. Sì, tu sai benissimo è come... Vero. Ma questo non vuol dire che io... può perché... penalizzare la qualità, sì. ecco perché ci sono degli equilibri che vanno sì, mantenuti. Sì, infatti se tu fai caso alle trasmissioni di un certo livello vai in onda a delle ore... assurde, sciate. Proprio a delle ore veramente assurde. Ciò non toglie che ci sono delle persone che fanno delle trasmissioni... Buona televisione, molto perché semplici, c'è... Ma sono bravi. Bisogna saper scegliere, sono Roberto, bravi. Perché abbiamo esatto. tanta scelta. Certo. Saper scegliere perché... qui sta proprio, abbiamo la possibilità di fare zapping sì. e guardiamo, abbiamo tante di quelle proposte che veramente, ecco, non c'è che l'imbarazzo. Posso fare una domanda certo. a lei? Lei come ha iniziato a fare televisione? Per caso, proprio per caso, perché io collaboravo come praticante giornalista sì. col Tirreno e una persona lì, amica di un'altra amica, mi propose di fare qualcosa in televisione. Mi disse, lei secondo me ha la stoffa per fare televisione e io mi sono buttata in questa avventura. Non che poi mai pensato? No, sinceramente ambizioni no. artistiche non ce n'erano. Mi sono buttata in questa avventura e continua da più di 6 anni, per cui sono sempre qua e devo dire che amo tantissimo il mio lavoro. Mi dica, Emanuela, scambio di ruoli. Quali sono i meccanismi che lei mette in pratica nelle sue interviste? La spontaneità. E l'intervista non si sa sempre come inizia e mai come finisce, per cui io vado così e sono estemporanea al massimo. Può finire come non si sa mai perché che se ne va. Ma vuoi dire la cosa? Scaletta va bene, sì. però fino a un certo punto certo. vado spesso fuori scaletta. Amo più proprio l'interloquire così, a ruota libera. Io posso confermarvi una cosa questa sera da Canale 39. Emanuela e io ci siamo visti per la prima volta pochi minuti prima della trasmissione. Verissimo. Tanto è vero che Emanuela mi ha chiesto anche il mio cognome. È verissimo. È la verità questa. Perciò non abbiamo preparato proprio nulla. Proprio niente. Se noi stessimo qui ancora 2 ore... Potremmo parlare tranquillamente. Senz'altro. Perché si è instaurato un feeling e quello sì, ci deve essere. Sì, ci deve essere. Ci deve essere senz'altro. Comunque ci deve essere un transfer. E poi sai cos'è che ci caratterizza sì. nel nostro lavoro? La grande curiosità. Senza quella non siamo potremmo fare. Siamo dei guardoni televisivi. Grandi curiosi. Questo sì. è vero, i nostri amici lo sanno. Sì, la sì, grande sì. curiosità. Certo, sì. Conoscere, è sapere vero. Del personaggio è quello proprio, entrare dentro. Infatti perché? La mia trasmissione sì. che è curata da me, Close, visti sì. da vicino, proprio per avere, per approfondire, approfondimento sul personaggio, capirne un po' di più. Hai delle sorprese? Procedendo in questo senso? Non si sa. No, voglio dire, in genere voglio dire. Sorprese può capitare ogni tanto di non aver preveduto, uno non può prevedere quello che può accadere, capito? Voglio dire però... Può cioè, sempre accadere qualcosa di sì. strano, ma è questo il bello poi, perché poi è diretta. Ma ecco. procedendo così, ti capita che alla fine della trasmissione la persona che hai intervistato che... Capita. È completamente diversa? Completamente diversa. Sì. Addirittura capita che una persona...
Può anche dirmi, mi raccomando, non mi faccia certi tipi di domande, qua e là, e poi dopo invece si apre completamente, voilà. Per cui era una richiesta la sua, pensa a te. Cioè addirittura devi capire, intuire, ecco il grande intuito che ci vuole nel nostro lavoro, perché questo è importante. E poi finisce l'intervista in modo completamente diverso, perché esce completamente fuori dalla scaletta, oppure mi ha detto non mi faccio certe domande, e poi invece è lui che richiede quelle domande lì. Consiglierei a Emanuela di installare alla prossima occasione non due trespoli ma un bel divano. Invece siamo su questo trespolo, questo vis-à-vis, perché certo. Come vedi un po' un faccia a faccia. Qui hai scelto una situazione molto commissariale però, perché abbiamo dobbiamo spiegare, siamo su due sgabelli, due trespoli, pari da tutte le parti. Il suo è nero e il mio è bianco. E poi abbiamo faretti da tutte le parti. Infatti abbiamo freddo. Infatti se qualcuno noterà un po' di sudore, questo sta a dimostrare il freddo che abbiamo. Poi siamo direttamente nella nostra asse di centro. Ecco, e siamo praticamente, per carità, nudi. Eh sì, siamo qua. Nudi. In diretta. Esatto. Per cui andiamo liberi. Voilà. Te puoi navigare tranquillamente e spaziare con la tua fantasia. Ritorniamo un po' alla trasmissione che vorresti fare. Dimmi qualcosina di più preciso. Ma sai, l'approccio delle persone è sempre quello molto più interessante, perché occorre... Ormai è chiaro che si va per argomenti molto spesso, si va per personaggi che discutono lo stesso argomento, non c'è nulla sullo solito. Parliamo del talk show, per esempio, per la maggiore, sai benissimo che ora va il salotto e poi più che altro la gente, la gente che parla delle sue cose, dei fatti suoi, mettere un po' in piazza. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Non è per prurito o bigotto, per carità. Voglio sapere proprio il tuo parere in merito. Non mi piacciono, lo dico sinceramente, quelle trasmissioni in cui tutti questi problematiche tutte messe in piazza così, vero come le vedi? O non vero che sia vero o non vero, non piacciono le crisi di coppie messe in piazza, perché anche se non è vero, se è finzione, c'è un'estrema volgarità. Ora io penso che due persone che per esempio si sono amate non hanno il diritto reciprocamente di calpestarsi così, ecco. Invece si dice però che la televisione, almeno questo dicono coloro che pensano che possa aiutare questo tipo di televisione, che inciti a guardarsi dentro e proprio a uscire anche dal problema. Può anche darsi che sia una terapia molto d'urto così fattiva. La famosa terapia di gruppo. Sì, certo. Però per carità, non appartiene alla mia sfera di pensare. Penso invece che i problemi... Allora, portare in piazza i fatti propri a te non... Ma non in quel modo lì, forse. Forse il modo sfacciato tante volte, eh? Potrebbe essere un modo più soft di... Ci sono tanti dettagli che meno non mi volgare. Piacciono. Forse anche meno volgare, Roberto. Ma non è per bigottismo. No, ma io ti ho capito benissimo. Spiegamolo anche ai telespettatori. È proprio il fatto, Emanuela, che mi sembrano molto forzate certe cose. Molto forzate. Altro che soap opera, capisci? Capisco. Mi sembrano molto forzate. Come i grandi problemi, per esempio... Sai, la televisione è un mezzo magnifico, la radio... Perché arriva, oltretutto, l'immagine visiva, è quella. Però può manipolare molto, problema, un concetto, un'idea, può essere pericolosa. Può essere pericolosa. È pericolosa e molte persone, diciamoci la verità, riescono anche a incanalare la mentalità della gente in una certa direzione. È vero, bisogna saperla, farne buon uso della televisione. Come i giornali. È così, senz'altro. La radio è tutta un'altra cosa, la radio ti permette di fantasticare. Quando non è informativa, certamente. Certo. Di fantasticare, di crearti, capito? Così non conosci il personaggio. La radio fa lavorare un po' più la fantasia. Però anche la radio, quando non è informativa, o come scelta musicale, o come espressione dell'animatore, è anche quella inquadrante. Perché se fai caso, noi andiamo avanti un pochettino per fasi, radiofonicamente, giornalisticamente, ci sono tante parole così. Noi quante parole conosciamo in media? 400 parole al massimo, penso, in media. In media, dire. Facciamo una media. 400 parole, e usiamo sempre quelle. E poi usiamo certe parole che vanno di moda, e tutti parlano allo stesso modo. Certo, certo. E facciamo dei proseliti in questo modo qua. Chi ascolta parlerà in questo modo qua. Perciò anche qui siamo molto responsabili, facciamo un lavoro di Roberto, se ti dicessi che il tempo è volato? È volato, è letteralmente volato. Io spero di averti qui il nostro ospite a Canale 39. Ti ringrazio di essere stato con noi, con i nostri amici. E come sempre, cari amici, l'appuntamento è ogni lunedì alle 22.30. Close, visti da vicino. Grazie Roberto. Ciao Emanuela, grazie. Ciao a voi.